Vorrei portare una scrittura. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2020. Malachia, capitolo 4, versetto 2. Ma a voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia e guarigione sarà nelle sue ali, e voi uscirete e saltellerete a guisi sa di vitelli di stia. E stia, se per caso non sappiate cos'è una stia, è un'area all'interno di un ricovero. In America abbiamo delle stie, abbiamo dei fienili, e quel fienile ha delle stie per vitelli. E così questa scrittura dice che coloro che temono il suo nome andranno avanti e cresceranno come vitelli di stia. Ed è una scrittura interessante, perché poco prima che venga presentato, ecco, io vi mando Elia il profeta, prima dell'arrivo della grande tribolo giorno del Signore, ed egli porterà i cuori dei figli ai padri e dei padri ai figli, affinché per evitare che la terra venga colpita di maledizione. Questa promessa che sappiamo essere stata già adempiuta è qualcosa per noi, e questa scrittura ci ha promesso nello stesso capitolo della profezia di Malachia, negli ultimi versi del Vecchio Testamento, e cioè che quelle persone che temeranno il suo nome, il figlio della giustizia verrà con guarigioni nelle sue ali, e cresceremo come vitelli di stia. Vitelli di stia possono mangiare solo cibo immagazzinato. Alleluia. E lasciatemi che vi dia una quote qua del fratello Branham. Dice che il fratello Branham dice che questi nasi sono cibo immagazzinato qua, ed è qui per edificare la sposa di Cristo, i figli e figlie di Dio in questo tempo. Ecco il fratello Branham. Ricordate qual è quel sogno di cui ebbe l'interpretazione? Ritorna e metti il cibo nel magazzino. E dov'è il magazzino? Questo tabernacolo. Dov'è che c'è qualcosa come nel paese, qui in giro da qualche parte, che regga il confronto con il messaggio che noi abbiamo? Ora certamente i nostri piccoli fratelli qui che provengono da qui, queste altre piccole chiese, siamo noi, dove andreste per trovarlo? Indicatemelo da qualche parte, uno che lo paragona. Uscite dritti nei credi nominali, vi allontanerete proprio fuori dal nome del Signore Gesù. Vi allontanerete proprio da queste altre cose, capite? Qui dove il cibo è stato immagazzinato. Bene, un messaggio che ho predicato qui a tutti voi, sentite, vi ho predicato su un messaggio da 1-6 ore, bene? E se dovessi servirmi uno di questi messaggi, mi ci vorrebbe una settimana per portarlo, solo un pochino qui, un pochino là, vedete? Ed è stato immagazzinato qui, ed è detto sui nastri, e sono da tutto il mondo, dove le persone nelle proprie case, quei nastri cadranno proprio nelle mani dei predestinati di Dio. Egli può guidare la sua parola, guiderà ogni cosa esattamente nel proprio corso. Ecco perché egli mi ha mandato indietro a fare questo, a immagazzinare il cibo. Egli mi impedisce di andare oltreoceano. Ecco qui Aquile si radunano insieme del fratello Joseph e Branham. Cara sposa guidata, che giorno speciale è oggi nella storia del mondo. 58 anni fa il Signore ha parlato attraverso il suo profeta e ci ha portato il messaggio, la statura di un uomo perfetto, un messaggio che sarebbe stato una linea guida per la sua sposa, per sapere quale caratteristiche debbano possedere per essere un vero figlio e figlia di Dio. Noi crediamo che tutti i messaggi pronunciati dal suo profeta siano stati pronunciati e registrati per essere cibo immagazzinato per la sua sposa in questo giorno. Sebbene siano stati pronunciati molti anni fa, si stanno ora manifestando pienamente in noi, la sua sposa. Avendo le sue caratteristiche ed essendo suggellati col suo Spirito Santo, vogliamo affinché lo Spirito ci faccia fare ciò che Egli vuole che facciamo. Vogliamo essere così completamente persi in Cristo che Egli ci deve spingere in giro, ma al primo piccolo cenno del suo campo
non ci deve spingere in giro, ma al primo piccolo cenno del suo capo siamo pronti e niente ci fermerà, perché sappiamo che è la volontà di Dio. Lo vogliamo sempre vicino a noi. Vogliamo dirglielo stasera, domani e ogni giorno. E fratello Branham dice qua: non lasciarmi mai, Signore. Non posso parlare, non posso predicare, non posso cacciare nel bosco, non posso pescare sulla riva, non posso guidare la mia macchina, non c'è niente che possa fare senza di te. Tu sei la mia guida. Fratello Joseph Branham, e questo conclude la lettera del 14 ottobre 2020. Dio vi benedica e fino alla prossima volta. Shalom.